al nostro evento culturale che è promosso ed organizzato dagli amici dell'MDAO. Questo seminario di storia dell'arte è realizzato per commemorare i 150 anni della nascita del pittore arianese Giuseppe Buscaglione. Nato appunto il 17 ottobre 1868 ad Ariano, e vissuto a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, essendo deceduto il 30 marzo del 1928. Ed ora passiamo ai ringraziamenti. Un particolare ringraziamento va formulato all'archivio di Vittorio Orpini del XIX secolo e naturalmente a tutti i presenti in sala. A questo punto diamo anche lettura dei messaggi pervenuti al chiarissimo professor Stefano Orga, moderatore degli amici dell'MDAO. Desidero ringraziarla per il gentile e cortese invito. Indubbiamente il seminario di storia dell'arte dedicato all'artista a cavallo tra 800 e 900, Giuseppe Buscaglione, un pittore irpino, nel 150° anniversario della nascita è un evento culturale rilevante organizzato dall'MDAO per commemorare e promuovere la figura. Formulo i miei più sinceri auguri per un proficuo lavoro a tutti i partecipanti. Cordialmente, dottor Erik Berg, critico e storia dell'arte, Bergen, Norvegia, 18 settembre 2018. Poi, al chiarissimo professor Stefano Orga e dal circolo culturale degli amici dell'MDAO, con il presente messaggio desidero esprimere a lei e al circolo culturale degli amici dell'MDAO i più sinceri ringraziamenti per aver voluto organizzare un evento culturale relativo a un artista, Giuseppe Buscaglione, un pittore irpino, nel 150° anniversario della nascita, avendo inoltre l'opportunità di visionare dal vivo un suo capolavoro sottile. Le rendo grazie per il cortese invito e formulo buon lavoro a tutti i partecipanti. Dottor Francesco Campitelli, storico dell'arte, Roma, 23 settembre 2018. Terminata la lettura dei messaggi pervenuti, passiamo ora ai saluti dei nostri ospiti, ricordando di essere piuttosto brevi per dare poi possibilità di approfondire ampiamente la figura e la relazione inerente all'artista. Do la parola al dottor Giuseppe D'Amore. Una piccola considerazione, perché in questo
scoperto, si stanno realizzando anche altri momenti artistici, per esempio alla Chiesa del Carmine e anche ad altre parti. Sì. La bellezza sarebbe se potessi unire a volte le forze. Sì, è pronto, quasi sempre si è gelosi del proprio orticello, ma se si potesse riunire sarebbe tanta bella cosa. Infine, è un pittore post-impressionista, possiamo considerarlo così? Post-impressionismo. Post-impressionismo non è soltanto un concetto dal punto di vista cronologico, viene prima l'impressionismo e poi dopo viene il post-impressionismo. Il post-impressionismo è un movimento pittorico con delle caratteristiche ben solite, cioè nel senso che il pittore spesso però ora rientra nella deriva, non è più condizionato per fatti delle eccezioni, soltanto dal Daniel, rientra un po' nel suo atelier, ma la cosa importante è che riprende lo stesso il contorno delle figure, il contorno dei paesaggi, che nell'impressionismo sembrava quasi sfumare la terra nel cielo, il cielo nella terra, nella natura, quasi indistintamente. E si ha ora una maggiore consapevolezza del colore, quindi contorno e colore, è quasi un ritorno, un rimorso storico. In Francia e soprattutto venne ampliato con i pointillisti, cioè quelli che usavano i punti insieme, quindi possiamo considerare il Zerosio, Postignac, mentre invece in Italia possiamo pensare a Rubino, perché in ogni modo la cosa importante è che in questo momento veramente lo studio dell'ottica, lo studio dei colori raggiunge la sua massima espressività. Concludo dicendo che con il post-impressionismo tende quasi a chiudersi la pittura come finestra sul mondo, ma è una finestra che comincia ad aprirsi sulla mente, sulla psiche del pittore. E vi rendete conto poi di tutte le conseguenze che ne succederanno, perché proprio dal post-impressionismo che arriveremo all'espressionismo con tutte le sue conseguenze e tutti i movimenti epipolici e contemporanei. Grazie. Ringraziamo il dottore D'Amore per averci già in un certo senso introdotto nel discorso e anche per sottolineato la possibilità di unificare le forze per rendere un po' viva la nostra città dal punto di vista culturale, o perlomeno di movimentarla verso una cultura artistica. Diamo adesso la parola al dottor Antonio Carpentieri. Prego. Avrei voluto ascoltare, anche perché sono sempre molti, avevo molto tecnici questi argomenti e non mi soffermo sull'aspetto pittorico dell'artista, prendo solo un piccolo spunto dal discorso che mi ha preceduto per evidenziare questo aspetto fondamentale, penso, per il momento attuale che sta vivendo la città di Avellino, dell'unificazione delle forze. Siamo pochi qui in questa sera, e però le cose fatte da poco poi forse riescono pure meglio. Quando si cucina per poco, per poche persone, il pranzo di solito esce. Quindi vorrei approfondire un po' questo tema della unificazione delle forze
prendendo proprio spunto da questo autore, Buscaglione, perché questi autori sono poco conosciuti di Stefano. Io non sapevo proprio dell'esistenza di questo autore, se non nel momento in cui tu mi hai mandato un messaggio su Facebook e sugli altri mezzi di informazione, mi hai invitato a questo convegno. Certo, la mia passione per queste cose è nota, ci vuole un po' di passione per partecipare a certe cose. Ecco, però l'invito agli altri circoli culturali è quello proprio di partecipare, cioè alle nostre iniziative invitiamo anche gli altri o rappresentanze degli altri e noi andiamo alle loro per comunicare le parti che devono sempre essere due o almeno due, più di due meglio ancora. Però devono essere due, quindi ci vuole sia da parte nostra sia da parte loro una partecipazione, continuare con le iniziative, però invitare Stefano anche gli altri, le altre organizzazioni, forse non è male. Però concludo con una mia impressione, a proposito di impressionisti, è sempre un'impressione, amici, non è un fatto tecnico scientifico, che dovete scusare i tecnici della materia. Ma a me di questo quadro sono piaciute molto le regole, ma perché quel tocco speciale nell'erba di quelle 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 regole, o non loro collegato anche alla nostra amata Avellino, sappiamo che nella simbologia di Avellino la regola è importante. Quindi noi siamo, questo quadro dovrebbe essere veramente amato da tutti gli avellinesi, peccato che è poco conosciuto, ma è bellissimo e complimenti per l'iniziativa. Ringraziamo il dottor Carpentieri per le sue parole e per una osservazione del quadro che già continua ad introdurci un po' nell'analisi che farà poi il professor Stefano Orga. Diamo adesso la parola al volto reverendo sacerdote Don Gerardo Cavallo. Anche se io non rappresento più la diocesi, la curia diocesana. Molto fortunatamente è stato nominato un'altra persona, è chiaro, e che speriamo possa essere più veramente per anche un futuro migliore. Quindi io allora noi rappresentiamo la parte sinistra, l'amico anche, speriamo per le forze. In verità ecco c'è anche poi il centro di scenografici che continuiamo un poco anche a curare e il 12 perché il 12 ottobre ci sarà il cartaggio simbolico, cioè questa commemorazione di regista di Rocchio che ha nel campo dell'arte è stato veramente un grande artista e regista. Peccato sulle cinquantina, vero? La cinquantina già le dice di qualche mese. Comunque a Gifuri Marbiana anche lì hanno proiettato il suo film Il bacio al sud, no? Sull'acqua, sul problema dell'acqua. E quindi hanno riconosciuto
un premio, non mi ricordo ma che voi mi nominate, un premio alla persona. Ora dobbiamo cercare tutti insieme, è vero, chi in un modo e chi in un altro, ecco di convergere, perché riteniamo grande la cultura e tutti quei messaggi, perché poi la sostanza è questa, se tutto questo non serve a elevare l'uomo, noi possiamo entrare anche quando è così, no, l'importanza di queste e quel che dopo. Però mi sento che poi continuiamo a restare, non a quel livello di mancherebbe, ma incapaci di gustare, di godere, di contemplare il bello, perché secondo gli esperienzi, ecco, la bellezza sarà alla fine a salvare il mondo. Ringraziamo il sacerdote Don Gerardo Capanco per le sue parole di esortazione alla collaborazione e al vedere l'arte come un'elevazione dell'uomo verso orizzonti più alti. Diamo adesso la parola al dottor Franco Iannacone. Buonasera a tutti, diciamo dopo un periodo vacanziero si sono ripigliati gli incontri culturali organizzati dall'associazione Mediano. Io ringrazio per l'invito ricevuto il professor Stefano Orga, argunto critico d'arte, la professoressa Michelina Femmine, che è la presidentessa di questa associazione. Oggi, come vedete, trattiamo di un pittore che ha origini irpine, perché è nato ad Ariano Irpino, Giuseppe Buscaglione. Di questo autore io ho cercato un po' di trovare qualcosa in internet, si sa molto poco. La cosa maggiormente che appare nei profili dell'autore è la sua partecipazione alla rassegna, molte rassegne biennali internazionali a Venezia, rassegne che lo fecero conoscere anche in campo europeo. I dipinti di questo pittore sono per lo più paesaggi a sfondo marino la maggior parte, e alcuni di essi furono acquistati anche dall'allora Re d'Italia. Quindi siamo curiosi e tutti quanti ci apprestiamo a seguire la relazione del professore Orga, che sicuramente da critico d'arte come da par suo, quindi ci illustrerà più dettagliatamente le caratteristiche di questo pittore e delle sue opere. Quindi rinnovo i ringraziamenti e porgo un valoroso saluto a tutti voi che ci onorate nella vostra presenza. Buon ascolto. Ringraziamo il dottor Franco Iannacone per l'incoraggiamento ad andare sempre avanti e ad approfondire le analisi delle opere d'arte. Prima di passare la parola al professor Stefano Orga, do lettura di una breve biografia del pittore ariense. Giuseppe Buscaglione nacque ad Ariano di Puglia, ora Ariano Irpino, in provincia di Avellino, il 17 ottobre del 1868, da genitori piemontesi. La loro origine era piemontese. Il padre, essendo giovane di
impresa si trasferì ad Ariano per seguire i lavori di costruzione della tratta ferroviaria Napoli-Foggia. Ritornato in Piemonte, in provincia di Biella, Buscaglione fu allievo di Lorenzo del Denai, dalla quale apprese i modi espressivi e compositivi con attenzione quasi esclusiva al paesaggio. Morì a Rivoli Torinese, in provincia di Torino, il 30 marzo del 1968. Giuseppe Buscaglione, data la fama, potette partecipare varie volte all'esposizione biennale internazionale d'arte della città di Venezia, grazie alla quale ottenne anche una certa notorietà a livello europeo. Passiamo ora alla relazione conclusiva del professor Stefano Orga, critico d'arte, che affronterà la tematica Buscaglione, il pittore Giordino. Allora, innanzitutto ringrazio per la presenza, come è stato fatto notare, in concomitanza ci sono tanti eventi culturali oggi nella città di Avellino. Quindi vi ringrazio veramente per questa presenza, non solo perché siamo qui riusciti ad esporre una delle rare tele del pittore Giuseppe Buscaglione, il grande pittore che ha fatto l'Biennale d'arte di Venezia, quindi non era proprio il dilettante, ma questo si può anche riscontrare, basta guardare capolavoro che abbiamo qui insieme a noi. Ecco, giustamente bisogna, per poter parlare di Giuseppe Buscaglione, bisogna fare un quadro relativamente al post-impressionismo. Ecco, appunto, con la denominazione post-impressionismo si fa riferimento all'opera e al contributo di alcuni autori e artisti fortemente innovatori, che lavorarono appunto sulla scia degli impressionisti, realizzando però un rinnovamento nel linguaggio pittorico con sviluppi molto personali. Il termine fu adoperato per la prima volta da Roger Elliott Free nel 1906, per indicare le tendenze e gli sviluppi della pittura francese formatosi appunto dopo l'impressionismo e dopo il pointillismo. E questi pittori non costituirono un gruppo o un movimento coeso, non avevano uno stile comune né condividevano un fine, ma la maggior parte di essi avuto una fase impressionista, ma erano stati fortemente influenzati in qualche modo dall'impressionismo. I pittori post-impressionisti percorsero vie espressive diverse, ottenendo appunto risultati differenti. Questo movimento si sviluppò negli ultimi 20 anni dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento, prima in Francia e successivamente nel resto d'Europa. I post-impressionisti elaborarono una ricerca del tutto personale e infatti così il termine post-impressionisti si prestò ad un uso molto ampio, soprattutto in Europa. Questa corrente artistica si opponeva al naturalismo e in parte anche alla immediatezza visiva dell'impressionismo, sottolineando il carattere complesso della percezione ottica al quale c'è nato il dottore D'Amore. Appunto, con la definizione di post-impressionismo in Francia in un primo tempo si fece riferimento principalmente alla produzione di cinque artisti: Paul Cézanne, Jean-Pierre Seurat,
Vincent van Gogh, Paul Gauguin e Luigi Busseri. I pittori post-impressionisti avevano stili molto diversi, ma ognuno a suo modo si riallacciava nella ricerca di un nuovo mezzo per poter rappresentare la realtà. E quindi questa è l'innovazione che introducono i post-impressionisti. Fuori dalla Francia il post-impressionismo si sviluppò e si suddivise in tante complesse ramificazioni, dalle quali sorsero successivamente le avanguardie dei primi anni del Novecento, quindi il divisionismo in Italia, che porterà al futurismo e in parte anche alla metafisica. Questo è un esempio, oppure in Germania l'espressionismo tedesco e nord europeo. Quindi le diverse scuole post-impressioniste trovarono estimatori e seguaci in Europa e anche negli America. E questa è una novità, in quanto anche un altro continente seguirà appunto la cultura europea, che così diviene la cosiddetta cultura occidentale, quindi l'arte occidentale non più rilegata solo all'Europa. Bisogna dire che in Italia ci furono numerosissimi artisti che si avvicinarono al post-impressionismo. Tra quelli piemontesi voglio ricordare Antonio Fontanini, Vittorio Amondo, Lorenzo Degli Anni, Carlo Follini, Vittorio Bussolino, Enrico Lucenti e Giuseppe Bussolino. Indubbiamente l'attività artistica, il pittore, il pino Giuseppe Buscaglione realizzò numerose tavolette che erano dipinti ad olio, nelle quali rielaborava e personalizzava gli insegnamenti appresi durante il periodo di alunnato presso il grande maestro Lorenzo Delle Anni, che bisogna anche ricordarlo che ha vissuto un periodo a Parigi e collaborava proprio negli anni 70 dell'Ottocento con gli impressionisti, in particolar modo appunto con tutti gli impressionisti e soprattutto con Pissarro e Monet. E quindi adesso ritorniamo, il maestro del nostro pittore aveva avuto questi contatti con i massimi esponenti dell'impressionismo e, come vedremo più avanti, i suoi dipinti sono del tutto impressionisti. Mentre il nostro allievo Giuseppe Buscaglione fu certamente tra i migliori alunni del maestro Pollonese. Il pittore arianese si dedicò quindi principalmente alla pittura di paesaggio, come già sottolineato il dottore Cutolo e il dottore Iannacone. Quindi prediligeva gli ambienti piemontesi e alpestri, mentre più rare sono state le sue marine che erano solitamente riprendevano appunto la Liguria. Curiosi sono i suoi scorci di città, soprattutto piemontesi e liguri. Adesso quindi abbiamo delle immagini, sono una marina, possiamo vedere uno scorcio di Brea e un alpeggio, giusto per far vedere un po' qual era
la sua tipologia di soggettiva, di soggetto. Ecco, il pittore realista, quindi, come abbiamo già detto, si dedicò al paesaggio e possiamo vedere alcuni suoi paesaggi dove il gregge è un suo tema ricorrente, che approfondiremo più avanti. Bisogna dire che il nostro autore si è espresso principalmente con la tecnica dell'olio e preferiva dipingere ad olio soprattutto su tavola di legno e nel Novecento su tavole di condensato, oltre che su tele e su cartoncino. Ha prodotto numerose tavolette, la maggior parte misuravano 31 cm per 44. Egli fu un raffinatissimo artista che instancabilmente realizzava quindi un lavoro minuto e impeccabile sia su tela, su tavola che su cartone. Giuseppe Buscaglione fu uno dei migliori allievi di Lorenzo delle Anni e la sua tavola ossa si era differenziata da quella del suo maestro per una minore vivacità. L'artista dei Naturali Pini amava i suoi toni un po' cupi e sovente freddi, però richiamavano appunto alla lontana matrice romantica a quale egli comunque apprese quando studiava presso lo studio del maestro delle arti. Mentre il suo maestro esprimeva solitamente una maggiore varietà e una maggiore ricchezza di colore. Pur nell'evidente derivazione dell'ineiana, l'opera pittorica del Buscaglione è caratterizzata da una sua inconfondibile personalità, realizzando in tal modo dei lavori con un'impronta certamente riconoscibile, che hanno ricevuto una maggiore considerazione da parte dei suoi estimatori, degli studiosi di pittura piemontese e dei collezionisti. Giuseppe Buscaglione è certamente da scrivere tra gli autori minori della pittura piemontese di paesaggio dell'Ottocento. E la sua pittura era caratterizzata da una rappresentazione gradevole e di emozione. Tra il 1888 e il 1913, Buscaglione partecipò a varie esposizioni artistiche, tra cui quelle di Milano, Trieste, Roma, Palermo, Genova, Torino, giustamente, e Firenze, ricevendo comunque lusinghieri consensi. Ciò gli permise appunto di partecipare varie volte anche all'esposizione d'arte più importante della penisola italiana, l'esposizione biennale internazionale d'arte della città di Venezia, che oggi viene comunemente denominata biennale d'arte moderna, ottenendo appunto una certa notorietà a livello europeo. Fu infatti invitato alla seconda esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia del 1897, dove espose il dipinto Accampamento notturno, e l'opera fu proposta in ostensione nella sala internazionale denominata Sala. Nel 1901 fu invitato alla quarta edizione della medesima esposizione e propose un interessante olio su tela in silenzio, lavoro che fu esposto nel padiglione Italia nella sala dedicata agli artisti del Piemonte. Fra le opere particolari una tavoletta intitolata da Alessio Maormea, oggi è esposta al Palazzo del Quirinale a Roma. Come è stato detto appunto, Giuseppe Buscaglione fra i suoi collezionisti annoverò anche la famiglia reale italiana e collezionisti dell'Europa centrale, della Svizzera e soprattutto della Francia.
Oltre a ciò vogliamo invece, ora invece voglio passare alla presentazione del particolare capolavoro che ci è stato gentilmente concesso per l'evento culturale, quindi Diego Mirno, che approfondiremo il bell'olio di Giuseppe Spaglioni, che si tratta di un'opera intitolata Ritorno all'Olio, ed è un olio su tela il lavoro è stato dipinto nel 1928, la tela misura 47 cm per 65 e con firma d'olio in basso a destra. È un lavoro pittorico di grande naturalezza ed è caratterizzato da una pennellata sciolta di matrice post-impressionista. Il dipinto rappresenta una scena abituale nella vita di un pastore, quindi il tempo in cui egli porta il suo gregge al sicuro e al riposo. Questo lavoro ha un'ambientazione particolare e tipica del Novecento di Giuseppe Busbello. Nell'insieme l'opera si mostra chiara ed è di facile lettura, ma per poterlo meglio comprendere è opportuno considerarla nei due piani in cui si compone questo lavoro dell'artista arianese, così ben riuscito. In primo piano propone al centro dell'immagine la raffigurazione di un piccolo gregge composto da una decina di pecore che rientra all'ovile alla fine della giornata, quindi nel pomeriggio, sulle sponde di un lago alpino ed è scortato da una signora con una lunga gonna rossa e con una camicia bianca. La signora trasporta in mano delle fascine di rami, raccolti probabilmente in un bosco dove le pecore pascolavano. Indossa degli indumenti tipici delle contadine piemontesi a cavallo fra il XIX e il XX secolo. Molto curiosa è la cuffia chiara che il personaggio porta in testa. Gli elementi illustrati nel dipinto sono ben proporzionati grazie appunto alla forma stilistica che l'artista arianese è riuscito a fare. Il secondo piano invece è caratterizzato da un albero rigoglioso e da un gruppo di arbusti, la parte posteriore del dipinto, e alberelli esili ma colmi di fogliame, e da un casolare con un tetto in legno. Le verzure sono realizzate con minuzie, con pennellate strette e precise. Di particolare interesse sono il sole al tramonto con una luce di radare, dalle lunghe di una giornata probabilmente all'inizio dell'autunno. Le nuvole sono intense con particolari abbastanza scuri. In questo laboratorio su tela i cromatismi sono peculiari e si basano sulle tonalità del verde, scuro e più chiaro, del marrone, del grigio, dell'azzurro, del giallo, con toni un po' cupi che mostrano comunque la diligenza compositiva dell'autore dei metalli arianesi. Il ritorno all'olio è un tema caro al pittore Pino, e infatti si presume che abbia dipinto, come ritorno in provincia se ne conoscono almeno una dozzina di opere di Giuseppe Buscaglione, che sono realizzate solitamente con paesaggi direttamente alpestri e in alpeggio. Qualcuno è realizzato vicino ai laghi, come l'opera che abbiamo qui presente. Naturalmente la sua produzione fu soprattutto di tavolette, di legno e di compensato nel 1900, e gli olivi sono proprio in realtà, sono proprio che adoperava o su commissione o addirittura per realizzare dei piccoli capolavori come quello che abbiamo qui esposto. Quindi torniamo al tema
del ritorno a lui di un tema caro non solo allo spagnolo ma anche ad altri pittori dell'Ottocento, soprattutto piemontesi e italiani. Questa tipologia di soggetti è stata affrontata da numerosi pittori dal XVIII al XIX secolo, principalmente da pittori della corrente verista, oltre che dai posti impressionisti italiani. E un soggetto caro alla pittura di paesaggio piemontese del XIX secolo, basti pensare adesso a qualche opera, sempre sullo stesso tema, di Carlo Pittarra, che è il maggiore verista piemontese. Lo stile di questo dipinto è quello tipico del Novecento di Giuseppe Buscaglione, infatti di suo lavoro si nota l'influenza della cosiddetta scuola bolognese delle armi. Con la tecnica dell'orizzontale Buscaglione riuscì ad esprimersi al meglio, mostrando in questo modo la sua poetica e la sua creatività artistica di matrice post-impressionista. L'albero sulle sponde dell'acqua è dipinto in maniera egregia con un'elevata plasticità. Nell'insieme la composizione mostra un lirismo particolare. La venerata di quest'opera è precisa e ben calibrata ed identifica dei lavori ad olio di Giuseppe Buscaglione. Adesso inizieremo a fare nuovi confronti con altre opere. Allora, il grande albero e il sole al grigio nuvoloso richiamano quelli presenti nel dipinto di Francesco Paolo Michetti, questo dipinto grande che vedete dietro di me, che ritorna a Roma del 1910 e custodito presso il museo della Fondazione Carico di Milano. Quindi possiamo notare sia le ramificazioni dell'albero, che sono molto simili, il sole al tramonto, le nuvole che oscurano il cielo che sono simili, anche se la posizione della pastorella è molto diversa. E questo è uno dei primi esempi di paragoni che possiamo fare. Le pecore che in alcuni aspetti riprendono quelle realizzate da Giovanni Segantini nel secondo piano. Quindi vediamo quello che è stato sopra, vedete che sono davvero molto simili alle nostre del nostro dipinto. Anche qui il dipinto si chiama Ritorno all'Orile ed è stato dipinto nel 1888 e il dipinto è conservato attualmente in una collezione privata a Milano. Poi, mentre vediamo adesso passiamo proprio alle verdure, quindi al colore verde, di varie tonalità e ai cespugli. Ecco, per tre aspetti appunto riprendono questi alberelli, questi cespugli e il fogliame, riprendono in parte quelli realizzati da Vittorio Mussolino nel dipinto presso Mirafiori, dove sono questa zona intorno a non esistente perché c'è la fabbrica del fiori. E questo dipinto fu realizzato nel 1895 e attualmente custodito presso la Galleria Civica d'Arte Moderna di Torino. Questo brano è dipinto appunto di Mussolini. Mentre le unghie per molti aspetti riprendono in parte quelle realizzate da Giovanni Segantini nel dipinto Ritorno all'Orile del 1892. Anche questo dipinto è conservato in una collezione privata in Lombardia. Questo invece vediamo uno dei dipinti del maestro di Buscaglione. I cespugli sono simili a quelli presenti nel dipinto Brughiera in fiore del 1880 di Lorenzo Delle Ane. Anche questo lavoro è costruito presso la Galleria Civica d'Arte Moderna della città di Torino. E qui soprattutto i cespugli sono quasi identici, se facciamo attenzione. Le verdure del fogliame del prato
e prendono in parte quelle dell'opera Greci in montagna, sempre di Lorenzo Delleani, e sempre un dipinto conservato alla Galleria Civica di Torino. E quindi siamo ora giunti alla conclusione del nostro... Le nostre opere sono più luminose rispetto a quelle... Allora, diciamo, il nostro era molto, come diceva il dottore D'Amore, nel post-impressionismo c'è sempre questa espressione intimista dell'autore. Ci sono alcuni quadri del nostro autore, soprattutto le mani, che hanno dei colori luminosissimi, e quelli sono molto ricercati, quelli più collezionati. E poi ci sono i quadri più intimisti, che sono proprio questi qua, un poco scuri, però un poco che sembrano un po' cupi, però ad esempio c'è questo, è una via di mezzo, ne ha fatti più scuri, come abbiamo detto, e ne ha fatti anche molto luminosi. Quindi vi ringrazio, desidero ringraziare tutti i presenti, dato che, come ho detto all'inizio, purtroppo ci troviamo in concomitanza con parecchi eventi culturali realizzati prima dello stesso periodo. Quindi un particolare ringraziamento lo voglio esprimere a voi presenti per la partecipazione e l'attenzione mostrata. Voglio ricordare i prossimi appuntamenti organizzati dal Circolo Culturale degli Amici dell'Enne di Ava. Sono appunto sabato 27 ottobre alle ore 17.30, terremo il seminario di storia dell'arte Achille Carrillo, un pittore avellinese della scuola di Posillipo, che si terrà presso il salone della casa di riposo di Ubidi in via Italia d'Avellino. E siamo ospitati appunto da Don Gerardo Cavallo. Questo sarà anche questa l'opportunità di vedere delle opere del pittore Carrillo, anche questo quasi sconosciuto dagli avellinesi, ma penso che sia il pittore più importante che ha avuto i Natali nella città di Avellino. Non solo perché, come vedremo, è positivista, ma sarà tra i fondatori anche dei circoli culturali napoletani. Fra gli inventori della cosiddetta promotrice d'arte napoletana, c'è cioè il nostro conterraneo avellinese di Legazzino, e oltre a ciò volevo segnalarvi che cercheremo di realizzare una piccola mostra estemporanea, sempre se qualche collezionista ci darà una mano, dato che è qui uno dei grandi collezionisti dell'Ottocento, il Pine, non solo, in questa sala, quindi invitiamo anche voi a partecipare a questo importante evento, che celebreremo anche i 150 anni di questo, di 160 anni di questo importante artista della scuola del Posillipo, che vedremo anche lì delle opere posilliviste e delle opere non posilliviste, quelle dove vista, e vedremo anche lì una bella differenza. Poi l'evento blu per l'anno e forse anche dell'ultimo lustro di attività degli Amici dell'Enne di Ava sarà appunto da martedì 20 a domenica 25 novembre la mostra di Virgilio Segno Mistero, che realizzeremo proprio in questo salone per celebrare i 40 anni della nascita, della scomparsa di Giorgio De Virgo. Poi il vernissage su invito alla mostra sarà realizzato il 20 novembre alle ore 18 qui in questo salone, e così celebreremo giusto i 40 anni del giorno della sua scomparsa. Poi il 23 novembre alle ore 18 ci sarà la presentazione del catalogo dei Virgilio Segno e Mistero di Stefano Orga, che si terrà in questa sala. E il 24 novembre alle ore 18 ci sarà il seminario di storia dell'arte Giorgio De Virgo e la metafisica, sempre in questo pure nella sala 2 vedremo un po' come organizzarci.
Quindi vi ringrazio e dopo ripasso la parola all'ottimo moderatore, il professore Angelo. Ringraziamo il critico d'arte professor Stefano Orga per averci presentato questa interessante relazione su Buscaglione, molto dettagliata e che ci ha permesso un po' di vedere il suo excursus formativo e poi per averci illustrato l'opera qui presente e dare a tutti la possibilità di fare dei confronti con opere similari e verificarne le differenze e le similitudini. E poi naturalmente lo ringraziamo soprattutto per gli eventi futuri che ha in progetto e sta realizzando con grande impegno. E ricordo ai presenti di lasciare il proprio indirizzo mail alla fine di dei prossimi inviti in modo tale da poter essere facilmente contattati per eventi futuri. E naturalmente ringrazio tutti i presenti per la loro cortese partecipazione a questo evento. Grazie. Possiamo accendere le luci per poter un po' di distinto.